signori un attimo attenzione, perché siamo fortemente in ritardo, ma purtroppo ci sono dei relatori che hanno avuto problemi lungo la strada. Sembra sia successo un bel incidente nei dintorni di Perugia, perciò ci sono superstrade tutte bloccate. Comunque, iniziamo lo stesso. Intanto vi ringrazio perché una giornata come oggi, invece di lavorare con le api, siete venuti qui. Ringrazio tutte le persone, anche se poi man mano che arrivano lo faremo quando arrivano. Intanto ringrazio Roberto Luciani della Regione Marche, è dirigente del Servizio dell'Agricoltura della Regione Marche. Questo convegno viene organizzato soprattutto perché è richiesto dalla Commissione Apistica Regionale, perché la Regione Marche sono 4 anni che finanzia questo progetto, i soldi sono pochissimi, però in qualche modo l'hanno finanziato. E siccome nell'ultima riunione apistica qualcuno ha sollevato i dubbi su questo progetto, giustamente, dice ma investiamo i soldi, no, ma non era solo se... Non eri solo tu. Dice, no, sono anni che la regione ci investe, anche se pochissime, ma ci investe delle risorse, ci vorremmo sapere i risultati o vedere quello che stiamo facendo. Ecco, perciò questo è il motivo per cui abbiamo organizzato questo convegno. A noi non è che dispiace farlo conoscere. Diciamo che non è stato mai pubblicizzato più di tanto perché la nostra paura, la nostra grande paura è quello dei furti, perché questo piccolo apiario sta in mezzo a una valle, in mezzo al niente, e sarebbe semplicissimo rubarle. Oggi abbiamo sostenuto anche una spesa in più, perché ci siamo dotati di un sistema satellitare per quello che può servire, proprio per proteggerle. Ma non solo, gli sciami fatti nel 2015, nella primavera del 2015, sono stati portati sempre lì vicino, ma in un'altra location, in modo che se ce le portassero via una parte comunque ci rimangono. E questo è il motivo perché questo progetto non è stato mai pubblicizzato più di tanto. È una cosa molto interessante, stiamo lavorando con la ricerca, ancora sono per strada, ma fra poco arriverà quello che è a capo del lato scientifico di questa ricerca, che è il dottor Giovanni Formato, che ricopre la carica di dirigente della sezione apicoltura dell'IZS del Lazio della Toscana. Però io non vorrei prolungarmi più tanto, perché tutte queste cose, anche se in modo molto sintetico, le dico in un video che abbiamo preparato per farvi capire più o meno di cosa stiamo parlando, no? Perché se uno non lo conosce dice ma questo di cosa sta parlando. Ecco, adesso trasmetteremo questo video, poi andremo avanti con i relatori. Se ancora non sono arrivati tutti, cambieremo l'ordine degli interventi. Perciò, se ancora finito il video non è arrivato Sergio D'Agostino, faremo fare la lezione a quelli che vengono dopo. Ok? Grazie.